Quello che è successo è che né la ASL né l'azienda che sta per subentrare nell'appalto ci ha saputo dire quali sono i veri numeri del taglio che stanno facendo. Forte e chiaro il messaggio di Lucio Cipollini della Filcams CGL Abruzzo e Molise. Dopo 2 ore di confronto in videoconferenza si chiude con un rinvio la procedura di conciliazione per la situazione dei 135 lavoratori del servizio CUP dell'ASL Lanciano Vasto Chieti. La nuova convocazione chiesta dai sindacati è stata fissata per venerdì 8 novembre alle 16. Un rinvio che non promette buoni propositi. Dal punto di vista delle sigle sindacali, Filcams CGL, Fisascat CISL e Will Trasporti, si continua infatti ad esprimere una grande preoccupazione per la situazione, in quanto la ASL Teatina non ha fatto alcuna dichiarazione di ripensamento sulla riduzione del servizio e l'azienda subentrante continua a dichiarare la necessità di procedere a dei tagli sul personale. Adesso la procedura è questa, ci sarà un primo incontro tra la ASL e la società consortile CUP che deve subentrare nell'appalto. L'appalto dovrebbe partire dal 16 di novembre, dopo questo incontro tra ASL e CUP dovremmo essere convocati, ci spiegheranno quali sono le risultanze di questa riunione e noi faremo le nostre valutazioni che riporteremo in prefettura l'8 di novembre e faremo sapere se abbiamo deciso di accettare le proposte dell'azienda oppure di procedere con le nostre iniziative di sciopero. Noi abbiamo ribadito che non accetteremo alcun taglio, per cui nel momento in cui questo dovesse verificarsi noi vogliamo avere mano libera per fare le nostre azioni di protesta. I lavoratori vogliono protestare perché non ci stanno a questo taglio di ore. E noi pensiamo che questo sia un servizio essenziale. Il servizio di prenotazione è strettamente legato al tema delle liste di attesa, che è un argomento già molto sensibile, per cui ci sono già delle grosse criticità. Non si può tagliare quel tipo di servizio, non si possono tagliare le ore ai lavoratori che, è bene ricordarlo, lavorano part-time quasi tutti e lavorano con un contratto molto poco remunerativo perché sono assunti col contratto delle pulizie.